cari amici, se i politici dicono che battono i marciapiedi, se i politici dicono che battono i marciapiedi, cari amici, perché vi riporto in link nel riassunto di questo video un simpatico articolo apparso sul Fatto Quotidiano. E in questo articolo si parla di uno scontro tra Pier Ferdinando Casini e il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo, e perché il Movimento 5 Stelle, nella persona di un qualche suo rappresentante, avrebbe detto a Pier Ferdinando Casini che voi della vecchia politica, voi della vecchia politica non potete più andare in mezzo alla gente, perché la gente vi fischia. E allora Pier Ferdinando Casini ha detto: no, non è vero, perché noi della vecchia politica sono più di 30 anni che battiamo i marciapiedi, sono più di 30 anni che battiamo i marciapiedi. Ma pensate voi, cari amici, che cosa ha detto un politico come Pier Ferdinando Casini? Io, cari amici, vi devo confessare che quando vedo Pier Ferdinando Casini non posso impedirmi di fare dei cattivi pensieri, proprio dei cattivi pensieri, di pensare delle brutte cose, e ciò relativamente al suo pregiato, al volto di Pier Ferdinando Casini, ma nella fattispecie giuridica concreta relativamente alla sua bocca. Io quando vedo la bocca di Pier Ferdinando Casini faccio dei cattivi pensieri, ma non posso dirlo esplicitamente qua quali sono questi brutti pensieri che faccio, perché sennò voi perdete qualsiasi stima nei miei confronti. Ma è così, è così. E adesso Pier Ferdinando Casini va a replicare al Movimento 5 Stelle dicendo: ma noi vecchi politici sono 30 anni che battiamo i marciapiedi, battiamo i marciapiedi. Poteva dire tante altre cose, ma la locuzione che le è uscita è: sono 30 anni che battiamo i marciapiedi. Pensate un po', sono le peripatetiche, le passeggiatrici quelle che battono i marciapiedi, capito? Pensate un po', che lapsus verbi, cari amici. Ah, bocca a bocca di Pier Ferdinando Casini, che mi fai fare tanti brutti pensieri quando ti vedo, quando ti vedo. Beh, fatto sta che nell'articolo si rimprovera a Beppe Grillo e a Gianroberto Casaleggio di essere a capo di l'impero finanziario, di l'impero finanziario. Però ci si dimentica sempre che sia Beppe Grillo che Pier Ferdinando Casini e tutti gli anni presentano la dichiarazione dei redditi, e risulta che entrambi non sono evasori fiscali. Nessuno di loro due è stato mai rinviato a giudizio per evasione fiscale. Questo non l'ha detto Pier Ferdinando Casini. Io non sono a conoscenza del fatto che Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo siano a capo di imperi finanziari. Io so che Beppe Grillo era un comico che si guadagnava il pane e il quotidiano in televisione e dopo si è buttato in politica. So che già Roberto Casaleggio vivacchia con una sua impresa di informatica. Io so solo questo. Nessuno mi ha mai detto che Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo siano stati rinviati a giudizio per evasione fiscale o che siano stati condannati per evasione fiscale. Quindi cosa c'entra questa faccenda degli imperi finanziari che avrebbero Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio? Ma solo dalla bocca di Pier Ferdinando Casini possono uscire tali affermazioni. Ah, bocca a bocca di Pier Ferdinando Casini, che quando ti vedo mi fai fare tanti brutti pensieri, cari amici. Vabbè, cari amici, comunque io lascio a voi il piacere di leggere l'articolo del Fatto Quotidiano, l'articolo che vi lascio nel link, che sta nel riassunto di questo video, e poi meditate bene sull'affermazione di Pier Ferdinando Casini. Noi della vecchia politica sono 30 anni che battiamo i marciapiedi, capito? Sono 30 anni che battiamo i marciapiedi. Dio, quanto sono rivelatori
i lapsus, che si tratti di lapsus calami o di lapsus verbi, quanto sono rivelatori della nostra interiorità. Batteri in marciapiedi, pensate un po', batteri in marciapiedi. Va bene, cari amici, grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Mazzoni.